Niente, mi sono messo con i miei compagni in campo, ho cercato da sopra di spronarli, di dargli una mano, anche se è relativo perché stando sopra, però ho sofferto come loro e mi avete anche visto, quindi ho fatto veramente i chilometri, tra virgolette, sto quasi bene facendo tutti quei chilometri, però no, è stata una partita bella di sofferenza, abbiamo fatto un grande secondo tempo e senza quel gol alla fine credo che mi butto di sotto con i miei compagni. Quindi però è stata una bella partita. Come hai visto in generale la nostra squadra, insomma, da fuori, qualche partita messa a parte? Ma io sempre quattro partite che vedo da fuori, abbiamo fatto sempre un buon calcio, abbiamo cercato sempre di essere propositivi. Ci è mancato sempre quel pizzico di fortuna che però fondamentalmente te lo devi portare dalla tua parte la fortuna. Un po' ci è mancato anche un po' di cattiveria che però domenica ho rivisto alla grande e se noi entriamo in campo così possiamo con le squadre che dobbiamo combattere possiamo fare il bene. Sicuramente abbiamo incontrato squadre forti che però non abbiamo demeritato perché comunque col Cesena, diciamo, loro hanno trovato tre gol bellissimi e non abbiamo mai mollato. Col Verona abbiamo fatto dei sbagli noi che però con più cattiveria secondo me potevamo portare a casa il risultato. Col Carpi è stata una partita, diciamo, iniziata male. Domenica secondo me i 3 punti ce li meritavamo alla fine. Come stai? Andrea, insomma, quando gli hai visto un po' corricchiare, camminare a campo? Io inizio a stare meglio, ho avuto questo infortunio, diciamo, sì, l'adduttore, che già avevo avuto a Piacenza, sì, è stata una ricaduta, più grave del previsto perché all'inizio pensavo che era un affaticamento, ma invece siamo venuti a sapere che era un piccolo stiramento, che avendo avuto questa ricaduta devo stare attento per non averne altre, ecco, quindi mi sto curando bene. Il rientro, non lo so, ecco, questa settimana cerco di ritornare a fare degli allenamenti un po' più intensi e poi vediamo per le prossima settimana come sto, ecco, valutiamo insieme allo staff, insieme alla società se ne vale la pena o stare fermo ancora un'altra settimana, ecco. Quel gol, no, dopo pochi secondi, con il Ravenna all'esordio l'abbiamo fatto per restare magari la stagione più in discesa, no, di quello che si sta rivelando. Vedi qualche prestazione, poche, tante sfortune. Ce le rendi tu o te le ricorderai? Forse quel gol era meglio che non segnavo, quindi però diciamo sì. E Meglio quello stacchetto la partita poi, che... però è capitato per la prima volta quando gioco a calcio tutte queste sfortune insieme, tra cui la bronchite, tra cui l'infortunio che ho avuto prima di Piacenza e di Finitura, tra cui adesso con Rimini. Succede, ci sono le annate che vanno così. Sinceramente che non mi era mai accaduto, un po' sto soffrendo questa situazione perché sono sempre stato uno che vuole stare con i ragazzi, sto soffrendo più questo che non giocare, comunque state prima della partita con i ragazzi, vivere la partita, un po' sto soffrendo questa situazione, però mi dà anche la forza di rientrare per questo girone di ritorno e dare quello che non ho potuto dare nel girone d'andata, ecco, per arrivare all'obiettivo, aiutare i miei compagni, perché comunque io voglio restare in questa categoria insieme a tutti gli altri ragazzi per la Fermana, per la gente che ci viene a sostenere, ecco. Rimini, no? Si erano iniziati a vedere gli ampi del vero Petrucci. Forse lui si può giocare in tutta la partita o parecchi minuti a mio Ma io giocatore. Ecco, giustamente adesso è facile, magari ci vuole essere. sì, forse avevo le partite precedenti il mister mi aveva dato solo 20 minuti, 20 minuti, perché comunque venivo dalla bronchite, antibiotici, quindi non stavo benissimo ancora, ecco. Poi il mister in settimana ne avevo parlato, insieme avevo deciso di giocare la partita e se stavo bene di fare tutti i 90 minuti, perché comunque sono un giocatore che
il minutaggio serve per entrare in forma, ecco. Siccome avevo saltato diverse partite e tutto, avevo pensato quella partita lì, però infatti lui mi chiedeva dal 60esimo in poi con la partita se volevo uscire, però io volevo, mi sentivo sinceramente, mi sentivo bene, ancora la gamba non era di quelle brillanti, però mi sentivo bene, però è successo quello che è successo purtroppo e niente, però sì, iniziavo a stare meglio. Però vabbè, questo è successo, adesso mi rimetto in forma per fare questo campionato. Sì, sicuramente la preparazione anche l'anno scorso avevo avuto dei tipi di preparazioni che mi hanno portato a non stare bene. L'anno scorso più nel giro d'andata e nel giro di ritorno, perché avevo fatto una preparazione bella tosta a Carpi e arrivando a Pesaro, che c'erano dei metodi diversi, un po' più leggeri, mi sono trovato bene nel giro d'andata. Il giro di ritorno ho avuto dei problemi fisici. Quest'anno a Carpi ho fatto la prima settimana, ma diciamo i lavori che facevamo a Carpi non sono i lavori che facciamo qui a Fermo, quindi io sono arrivato dopo 10 giorni che non mi allenavo, mi sono allenato da solo a casa cercando di fare, di arrivare bene alla preparazione, ci sono arrivato bene, però come hai detto tu, la gamba diciamo non era come quella che ho avuto sempre, ecco, cioè, nel senso la brillantezza non c'era, però diciamo parlando anche con lo staff e qui col prof sapevamo che sono il tipo di giocatore che col minutaggio dopo 3-4 giornate riuscivo a stare meglio, infatti, comunque, le prime due non tanto, la terza già con Feralpi stavo cercando di stare un po' meglio, poi ecco, è successo Piacenza. San Benedetto, sì, Piacenza non ho giocato, San Benedetto ho giocato però sempre con quell'infortunio lì, su Tirol uguale, Padova uguale, e quindi dopo è successo pure la bronchite, sono tante cose. Poi se c'è la sfortuna, avevo pensato, non avevo più il problema.